carta e mille ridi non è niente e meno ammondizza la cillotta è fidente e mia una carta e mille ridi non è niente e meno in sordi c'è io che sono all'ubbizzente e una carta e mille mio mulo si caro mi ciusciata a bacchera quando io lo catarro e una carta e mille mio mulo si caro mi ciusciata a bacchera quando io lo catarro. Carte mille, riti non è niente, e meno un puntizza la chiullotta è fidente, e meno carte mille, riti non è niente, e meno il sordi c'è io, di su una gruppizzente, e una carta e mille, io un mondo si caro, mi ciusciata a bacchera, quando io lo caparro, e una carta e mille, io un mondo si caro, mi ciusciata a bacchera, quando io lo caparro. Per me è un'esperienza bellissima quella di poter esprimere questa che è la mia passione più grande, la recitazione, la lettura espressiva nel mio paese, perché finora non mi era successo se non a livello così di amicizia o di e farlo per la biblioteca, per il comune di Bagnara e soprattutto per questa causa importante della ricostruzione della saletta che raccoglie tanti giovani e insomma c'è stato qualcosa anche di più. Sono felice, veramente felice stasera, grazie. E grazie a tutti, non mi sento neanche quando parlo, ma grazie a tutti da parte di tutti i musicisti della saletta e dell'associazione Insieme per riaprire la città. Grazie alla biblioteca, grazie a tutti i collaboratori, grazie a Pino Aprile, grazie a tutta la gente che ha partecipato. Siamo felici e sicuramente ricostruiremo la saletta. Grazie. Una carta e mille, ridi non è niente, e meno ammondizza la cillotta è fidente, e una carta e mille, ridi non è niente, e meno il sordi c'è io, che sono all'ubbizzente, e una carta e mille, mio mulo si caro, mi ciusciata a bacchera, quando io lo catarro, e una carta e mille, mio mulo si caro. Beh, un'iniziativa ottima questa sera, bella serata, belle persone e soprattutto la partecipazione degli attori protagonisti. Pino Aprile è stato veramente grande, d'altro canto lo era già, lo stiamo seguendo in ogni luogo dove lui sta andando e stasera ha voluto veramente graziare Bagnara con la sua delizia, con i suoi interventi. Un ringraziamento veramente di cuore agli organizzatori perché stanno facendo di Bagnara anche un momento di interesse culturale e questo li dobbiamo ringraziare veramente. La biblioteca ormai è diventato qualcosa di molto importante per Bagnara, lo era già prima ma oggi più che mai. Grazie veramente a tutti quanti e grazie veramente a Melo Tripodi in modo particolare, alla signora Luppino e all'amministrazione comunale tutta.
l'associazione commercianti ha collaborato e ha partecipato a questa bella iniziativa questa sera. Una bellissima iniziativa veramente a cui abbiamo aderito tutti con entusiasmo. Devo dire veramente una nota di merito all'intervento di Pino Aprile, che è stato senza dubbio la nota lieta, oltre alle tante comunque note positive della serata, che ci ha comunque fatto capire quelle che sono le nostre origini, ci ha richiamato ad un percorso come calabresi, ma come bagnaresi in questo caso in particolare, a riscoprire quelle che sono le origini della nostra terra. Mi permetto di fare una nota al discorso della Saletta, la Saletta che è stato forse il primo grande centro di aggregazione socioculturale giovanile qui nel nostro territorio, che mi auguro possa risorgere come l'Araba Fenice dalle proprie ceneri. Noi tutti dobbiamo, siamo chiamati, siamo tenuti a contribuire affinché la Saletta possa rinascere, perché io sono stato a suo tempo un frequentatore, ero giovanissimo, ancora tante cose della situazione bagnarese magari non le capivo, però ho visto nascere una delle parti di Bagnara più sane, più pulite, che veramente merita di continuare a esistere. Quindi mi auguro che questa sera si raccolgano tanti contributi perché la Saletta possa continuare a esistere e possa continuare a sfornare giovani di qualità attaccati e legati alla propria terra. E me la carta e me vedi non è niente, e me il sol dice io di su una pizzenti, e ho una carta e me io mondo si caro mi ciusciamo a bacche quando io luca parro, e ho una carta e me io mondo si caro mi ciusciamo a bacche quando io luca parro. Volevo ringraziare Pino Aprile per la sua presenza qui a Bagnara Calabria stasera. L'altra sera siamo stati a Scilla, abbiamo seguito una bella presentazione ad una bella iniziativa. Io a nome dell'Associazione Caravilla, ma di tutto un gruppo, si parlava prima se si cresce tutti assieme altrimenti non si va da nessuna parte, attraverso il lavoro di un gruppo che da febbraio sta lavorando alla promozione, alla valorizzazione di questo sito con queste cinque iniziative di cui abbiamo parlato prima, ma ne hanno parlato i tanti collaboratori dell'estate in biblioteca, e poi anche un'altra bella iniziativa che stiamo portando avanti da febbraio, che continuerà anche dopo l'estate in biblioteca, che è la nostra storia in biblioteca, proprio perché prima si parlava di storie e perché noi siamo affezionati alla nostra storia e vogliamo portarla avanti. Era fondamentale e necessario fare queste iniziative in questo sito, ci abbiamo tenuto molto a farle qui perché era importante che la gente venisse qui per conoscere la nostra biblioteca, visto che per anni è stata ubicata presso la sede della Prologo di Bagnara Calabria, qui c'è il presidente. Naturalmente l'iniziativa nasce con la collaborazione del comune di Bagnara Calabria, e qui c'è Franco Maiorana, consigliere comunale, e Tina Maceri, consigliere comunale, quindi il patrocino del comune di Bagnara è la piena collaborazione. Noi lo omaggiamo con un piatto di ceramica, una delle nostre ceramiche, delle nostre fabbriche, in questo caso è Spoleti, qui di Pellegrina, e con questo scritto, insomma, Pino Aprile, ad imperitura memoria
dell'impegno profuso nello riscoprire, valorizzare e divulgare la vera storia del popolo meridionale. Senza quella non possiamo assolutamente crescere. Grazie. Io mondo si caro, mi ci usciamo a bacchera, quando hai un